Un intervento di somma urgenza è stato disposto alla foce del torrente Gilormo, che è uno dei tratti della spiaggia di San Giorgio di Gioia Samarea più erosi. Sul posto sono giunti alcuni camion che hanno scaricato sulla battigia diversi massi. Quindi, con una ruspa, si è proceduto a posizionarli in difesa di ciò che resta della spiaggia di San Giorgio per prevenire ulteriori danni al territorio. L'intervento, disposto dall'amministrazione comunale guidata da Ignazio Spanò, è stato preceduto da un sopralluogo cui hanno partecipato lo stesso sindaco ed il responsabile dell'area tecnica, l'ingegnere Francesco Ballato. Allo stesso tempo, l'amministrazione comunale gioiosana e l'ufficio tecnico, ottenuta la relazione geologica dal geologo Luca Calabrese, hanno predisposto il progetto di fattibilità per evitare ulteriori erosioni. Una volta completato il progetto, a stretto giro, verrà portato a Palermo per ottenere il finanziamento. Altre buone notizie dovrebbero arrivare dal contratto di costa ed a prescindere dai tempi di esecuzione dei due nuovi progetti, vista la situazione, si è reso necessario intervenire perché il processo di erosione sembra inarrestabile. Travolto in parte il campo sportivo, il mare si è infranto sulla strada del lungomare sulla foce del torrente Gilormo. Quest'ultima circostanza ha allertato l'amministrazione a predisporre un intervento di somma urgenza. Oltre questa zona ci sono resti di tubi di plastica, fili di un gazebo abbandonato a se stesso ed anche un palischermo. Per denunciare la criticità, domani alle 10 è stato organizzato un presidio di cittadini. Sarà allestito un gazebo con alcuni cartelli per avere risposte alle tante domande evase e soprattutto certezze per il presente ed il futuro della frazione balneare.